Buongiorno e benvenuti da Borsari Strumenti Musicali. Oggi parliamo di vibrazione di simpatia. Che cosa è? Allora, in un vero pianoforte, quando io lascio le corde libere di vibrare, praticamente un Do, che ha degli armonici, tra cui Do, Mi, Sol, eccetera, provocherà delle vibrazioni anche su un'altra nota, appunto della stessa frequenza, e questa si chiama vibrazione per simpatia. Vi faccio un esempio. Io schiaccio, tengo premuto un Do senza farlo suonare. In questo momento lo smorzatore è aperto, quindi suonando l'altro Do, vediamo cosa succede. Notate che sta suonando il Do che io sto tenendo premuto. Rifacciamo, così ve lo faccio sentire chiaramente. Aspetta. Ok. Sentite? Proviamo col Re, ad esempio, schiaccio il Re. E sentite che suona il Re dell'ottava sopra. Questa si chiama vibrazione per simpatia. Volete sapere cos'è la cosa impressionante che oggi mi ha sorpreso? Che anche il digitale hanno campionato la vibrazione per simpatia. Andiamo a fare la stessa cosa e vediamo che cosa succede. È impressionante, Re. E sta suonando il Re dell'ottava sopra per simpatia. Questa è una cosa veramente incredibile, perché hanno campionato la vibrazione per simpatia anche nei pianoforti digitali. Quelli che però non sono riusciti a fare, notiamo la differenza. Io adesso tengo premuto il pedale del pianoforte, quindi tutte le corde sono libere di vibrare, e schiaccio questo Do. Ecco, non so se riuscite a cogliere che in verità sta suonando anche quello. Ecco, si sente più perché è un po' più lontano, però si sente. Notate anche questa cosa, io sempre con le corde premute, sentite? Ecco, sentite la risonanza del pianoforte? Ecco, la cosa che invece nel digitale non hanno fatto è che se faccio il contrario, cioè tengo premuto il pedale del pianoforte, il pianoforte digitale non vibra, perché chiaramente non ha un microfono per ascoltare. Però mi ha veramente sorpreso questa cosa sul fatto che anche nel digitale siano riusciti a campionare la vibrazione per simpatia. È veramente una cosa stupefacente, perché qual è la differenza? Che chiaramente quando tu suoni con le vibrazioni per simpatia, il suono è molto più ricco di armonici e ti sembra veramente molto reale. Questa è una cosa veramente importante e incredibile da essere riusciti a realizzarla. Quindi vibrazione per simpatia significa che una corda lasciata libera di vibrare viene messa in vibrazione da un'altra corda più o meno sulla stessa frequenza con gli armonici similari, perché per simpatia la mette in vibrazione. Ecco, io ho finito, volevo solo spiegarvi questa piccola cosa, farvi vedere che anche i migliori digitali riescono a realizzare questa vibrazione per simpatia. Vi ringrazio, vi invito a iscrivervi al nostro canale YouTube, a mettere mi piace sui nostri video, a condividere il più possibile, e vi aspetto qua in negozio per venirci a trovare. Grazie e a presto!